nella belletta. Il sole d'agosto, però, è troppo forte. Andiamo verso l'agosto, agosto arido, sole cocente. Sembra infatti quasi cuocere la palude. Attenzione però, proprio questo culmine, piano piano, fa già intravedere la fine dell'estate, no? E quindi sarà anche la fine dell'estasi. Incomincia pertanto a intravedersi la dissoluzione, la morte. Ma noi abbiamo visto nella poesia Meriggio che questa dissoluzione, questa morte, era implicita persino quando eravamo arrivati al culmine, all'apice della nostra estasi panica d'annunziana. Nella belletta i giunchi hanno l'odore delle persiche mezze e delle rose passe, del miele guasto e della morte. Nella fanghiglia della palude, i giunchi, quindi abbiamo visto canneti e giunchi che spesso si trovano in queste paludi vicino ai fiumi, e D'Annunzio già li ha descritti altre volte, hanno l'odore delle pesche. Le pesche vengono chiamate anche persiche, però notate sempre queste scelte lessicali, dice belletta invece di fango, però a me piace ricordare sempre che si trova anche belletta in una poesia di Montale, no? Poi, persiche mezze e delle rose passe, quindi le pesche mezzo fradicie, troppo mature, le rose appassite. Come vedete, già però in questi elementi della natura possiamo intravedere, no? Questo inizio di dissoluzione del miele guasto e della morte. Ecco, quindi qui chiaramente espresso, no? Come il sole è talmente forte che comincia quasi a far morire tutto, no? Tutto pian piano sta marcendo, diciamo, a causa di questo sole fortissimo. Se prima abbiamo visto il sole ci permetteva questa trasformazione, questa metamorfosi, eccetera, adesso arriviamo però ad un eccesso, no? Un eccesso di sole, un eccesso di calore che porta quindi la natura, la realtà, è l'uomo a dissolversi. Or tutta la palude è come un fiore lutulento, tutta quanta la palude è come un fiore fangoso. Notate, questo è un latinismo, che il sol d'agosto cuoce con non so che dolcigna afa di morte. Il sole d'agosto cuoce questo fiore, e cuoce tutta quanta la palude, vi hanno detto, con un'afa di morte. Un'afa dolciastra che presagisce la morte. Questa poesia è meno musicale, meno armoniosa rispetto alle poesie. Insomma, il ritmo è meno armonioso, è più spezzato. I tanti enjambment qua contribuiscono a questa spezzatura del ritmo. E quindi attraverso anche questi procedimenti formali il poeta rende questa dissoluzione. La parola morte è posta alla fine sia della prima sia della seconda strofa. Si chiama epifora, il contrario dell'anafora. L'anafora è quando la ripetizione è all'inizio, epifora quando la ripetizione è alla fine. Ammutisce la rana, se m'appresso. Vi ricorderete infatti che nella poesia della pioggia del Pineto si sentiva la voce della rana. Invece adesso persino lei smette di emettere il suo verso. Anche qui però ricordo parecchie poesie di Pascoli e anche di Montale, no? Che ci fanno venire in mente sia questo calore eccessivo, no? Del mezzogiorno estivo, sia le rane, onomatopee, eccetera. Le bolle d'aria salgono in silenzio. Le bolle di gas sono prodotte dalla putrefazione del fondo. Prima aveva parlato di un'afa di morte. Adesso addirittura queste bolle d'aria che emergono alla superficie stanno a indicare che questo eccessivo calore, questa dissoluzione si sta realizzando del tutto. E quindi l'estasi sta terminando. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio,
all'indirizzo www.gaudio.org/news.